La definizione dice che l'apnea è uno sport in cui il subacqueo si lancia verso le profondità marine, trattenendo il respiro senza l'ausilio di alcun apparato che gli fornisca aria. È uno sport estremo, che richiede una buona preparazione fisica, ma soprattutto un'ottima predisposizione mentale. Durante un'immersione si scendono parecchi metri sott'acqua, e se la propria mente non raggiunge uno stato di quiete, potrebbero verificarsi spiacevoli inconvenienti. Può essere prestanti fisicamente, eppure non essere capace a controllare e a incanalare la propria forza. Occorre un grande equilibrio, e l'equilibrio non è un valore prettamente fisico. Una volta che raggiungi l'autocontrollo, sei vigile e cosciente, ma al tempo stesso calmo e tranquillo. Quando scendi giù, in profondità,
ti sembra che si chiuda un mondo sopra e se ne apra improvvisamente un altro. Sono solo una goccia in mezzo al mare e ne faccio parte. Anch'io sono acqua. Arrivo da un'isoletta del centro Italia. Pochi abitanti e poche aspirazioni. Qui i ragazzi della mia età o si sposano oppure decidono di partire per altri paesi, dove ci sono più prospettive per il futuro. Io invece sono rimasto. Sono legato alla mia terra, al mio mare. Il mio obiettivo era stare il più tempo possibile sott'acqua. Solamente chi l'ha provato sa di cosa parlo. Tante ore al giorno e tanti giorni a settimana, solamente allenarmi. È attraverso lo sforzo fisico che possiamo cambiare e trasformare noi stessi. Per me l'acqua è un mondo, il mio mondo. In tutti questi anni ho avuto la fortuna di viaggiare. Ogni paese con la propria storia, le proprie usanze e il proprio credo. I viaggi ti costruiscono e ti fortificano. Distruggono le barriere della mente
Ed è solo in quel momento che ti accorgi che stai veramente iniziando a viaggiare. Dopo Madrid, Barcellona, Berlino, ero giunto il momento più atteso. La competizione sportiva di nuoto più importante, in Russia. Dopo un breve transito a Monaco, arrivo insieme alla delegazione italiana a San Pietroburgo. Il bello di andare a gareggiare fuori dal tuo paese è che non sai mai dove puoi capitare. E a volte puoi rimanere esterrefatto dalla bellezza e dalla storia del luogo che ti accoglie. Come a San Pietroburgo. La sua storia imponente, la sua architettura, ti lasciano senza fiato. Моя, в саду ягода, малинка, малина. Purtroppo la gara non andò come mi auguravo. Tanti mesi e anni a sudare e a faticare per quei pochi minuti di gara. E lì ti giochi tutto. Ma d'altronde non si è sempre primi e la perfezione dopo un po' può anche annoiare. Ma è proprio questo il bello. Se un sogno ha tanti ostacoli, significa che è quello giusto. Ciao.
Posso? Certo. Io sono Massimo. Lo so. Sono un traduttore. Facevo la traduzione simultanea mentre ero in conferenza stampa. Ok, scusami. Credevo di aver fatto una figuraccia. No, no. Io sono Vladimir. Piacere. Che cosa bevi? Che, birra? Sì, sì. Perché? No, qui un vero uomo deve bere vera vodka, liscia. A pranzo? Sei in Russia. No, no, grazie. Io non sono abituato. Sono astemio. Astemio? Sì, vabbè, vabbè, un po' di birra non ha mai fatto male a nessuno, no? Beh, sì, se sei astemio. Ok, allora diciamo che durante l'allenamento è meglio non bere. Ah, allora sei un finto astemio. Esatto. Poi mi dicono... cretino. 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 Sì. Ma è una brutta parola, non si... No, no, si può usare. No, anzi, si dice anche troppo. No, vabbè, a parte gli scherzi, lo sai parlare bene l'italiano. Grazie. Beh, con tutto quello che ho studiato. Sai, non sono mai stato in Italia. Ho fatto lezioni pratiche. Però una volta o l'altra mi piacerebbe davvero venire dalle vostre parti. Dai, e perché non vieni allora? Forse per me sarei già lì... È una storia un po' complicata, Massimo. Io vivo con mia madre, lei è molto malata e in più sto continuando gli studi e i soldi non sono mai abbastanza. Beh, potresti trovare un altro lavoro da qualche altra parte. E dove? Per fare che cosa? Ci sarà un sogno nel cassetto. Sì, mi piacerebbe fare il traduttore per una casa editrice. Ah, dai, fico. Ma vedi, magari è da qualche altra parte allora che troverai la tua strada. E poi che cosa succede? Credi che la felicità sia abbandonare la propria casa e poi per cosa? Per te, per la tua vita, il tuo futuro. No, credo che abbandonare il proprio paese sia come disertare dalle proprie origini e dalla propria identità. E stasera cosa fai? Devo finire una traduzione per un mio amico. Però dopo cena, se vuoi, ci possiamo vedere. Ok. E mi porti in un posto tipico russo? Sì. E ti faccio bere la vera vodka liscia. Va bene. Ci sto.
Ma da queste parti, che cosa si fa la sera? A parte bere vodka liscia. Massimo, questi sono pregiudizi. E allora voi in Italia mangiate soltanto la pizza, avete il mandolino, la mafia? Basta, ho capito. Madonna, come siete orgogliosi voi russi. Come siete orgogliosi voi russi. La senti? È musica. Sì. Scavalchiamo. No, no, sei matto, non si può, è proprietà privata. Ma che proprietà privata? Io lo so perché lo dici. Perché non lo sai fare. Certo che so fare, non so scavalcare un'infariata. Forse tu non lo sai fare. Ma tu forse non hai capito con chi hai a che fare. Vieni. No, Massimo. Ecco, vedi? Vieni, non sai fare, te l'avevo detto, vieni giù. Italiano. Vai. Dai, dammi la mano però. Vedi qualcosa almeno. Che cosa non c'è? Non c'è niente. Scusa. Aspetta. Sei tutto sporco. Dergi, ragazzo italiano, caffè espresso. Espresso? Non va bene, non volevi caffè, volevi cappuccino, so fare anche cappuccino. No, no, va benissimo, grazie. Però facciamo che la prossima volta il cappuccino lo faccio io. Mm? Quando ero piccolo i miei genitori mi portavano sempre qui. Ho un bellissimo ricordo. Ogni tanto ci torno quando le cose si mettono male. E tu dove sono adesso? Mia mamma è di qui, mentre mio papà non c'è più. È scappato con un'altra donna quando ero bambino. E da allora non abbiamo più sue notizie. Una volta mi chiamava il giorno del mio compleanno, ma adesso neanche quello. Mia madre invece è molto malata, ha bisogno di cure e le cure sono molto costose. Per quello non posso andarmene, devo stare da lei. Così quando mi sento triste e ho voglia di evadere, vengo qui, mi siedo in queste poltrone e comincio a viaggiare. Beh, perlomeno è economico il prezzo del biglietto. Thank you.
Poche storie d'amore ho avuto nella mia vita e tutte finite male. Qualcuno mi ha detto che ci si innamora soltanto una volta, ma io non ci credo. E quando pensavo che fosse ormai finito tutto e che il mio treno fosse già passato, ecco che mi sbagliavo. In giro ci sono persone che vogliono essere amate e persone che sono disposte ad amarci. Bisogna solo credere che tutto parte da noi. Noi siamo energia e come tale attraiamo situazioni e persone. L'energia non si crea e non si distrugge. Tutto si trasforma. Anch'io avevo bisogno di trasformarmi in qualcosa di migliore. E con Vladimir ci stavo riuscendo. Davvero? Mm-hmm. Dai, ma che dici? Sì. È bellissimo. Ci metto tanto tempo. Infatti è difficilissimo. Come hai fatto? No, dai. Ah. Grazie. Get lost. Some people can see. Someone lives his life always searching for the right clue. Hope that someone is you. I've collected a few precious days. They're slipping through my fingers like candies in a lake. What's the point of living like a king in a world you'll never share? Nothing matters there. And I can quit with faith and life. And I can cross the space and time. I can die just to be closer to you tonight. It's a well-known story that too much pressure always makes you pop. Kill yourself every minute, every day, just by sitting in a south cold chair. Can't you see? Now I'm here. It's me. I was afraid of my shadow. Always learned that keeping a treasure safe is not always the life I'm supposed to live. Change the color of your skin, make yourself the hideous enemy of the one you were. But live, live, and I can quit with.
with faith and life. And I can cross the space and time, and I can die just to be closer to you tonight, 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 tonight. Non avrei mai immaginato di potermi nuovamente trovare in quella situazione. Ero innamorato. Eravamo fuori dai luoghi e dal tempo, in un posto né mio né suo, totalmente nostro. Ricordo che non c'erano barriere o limiti tra di noi. Ci capivamo. Bastavano gli sguardi.
tuoi lo sanno di te? Sì, da un po' di anni ormai. Ma la persona a cui l'ho detto prima è stata mio fratello. Eravamo sbronzissimi. Sì, però sai, ho pensato fosse il momento giusto per dirglielo. E così gliel'ho detto. E com'è andata? Benissimo. Sì, non credevo in realtà. Vedi, io penso che le persone che ti vogliono bene sul serio, alla fine apprezzano gli sforzi che fai nel dirgli chi sei. E poi un giorno te le saranno anche grate. E tua madre? Non lo sa. No, sei pazzo. Non potrei mai dirglielo. Soprattutto in questo momento, con tutto quello che sta passando, non se lo meriterebbe. Io penso sia proprio questo invece il momento giusto per dirglielo. E poi già lo sa. Tutte le mamme lo sanno. Non lo so. Se poi mi mancasse il coraggio, poi penso alla sua reazione. Se non capisse, che cosa devo fare? Ma sì, vedrai che capirà. Devi solo aspettare il momento giusto per dirglielo. Vedi, io penso che bisogna essere sinceri e autentici con le persone che ci vogliono bene. Sì, può essere, ma qui non siamo in Italia, Massimo, qui siamo in Russia. Ormai l'odio ha preso il sopravvento e più dopo le leggi di Putin la paura è aumentata. Ci sono gruppi di omofobi che fanno gli agguati ai gay soltanto per poterli picchiare e vedere il loro sangue. Il rispetto viene dalla testa, ma l'odio viene dal cuore. Nessun sentimento è completamente sotto il nostro controllo. Però io penso bisogna lottare per cambiare le cose ed essere liberi. Liberi? Tu parli di libertà, tu non sai nemmeno che cos'è la libertà. Noi abbiamo paura a uscire di casa, abbiamo paura che qualcuno ci insegua. L'ansia e gli attacchi di panico ormai sono all'ordine del giorno. Io mi sveglio di notte, non riesco più a dormire come prima, ho perfino paura della mia ombra. E tu vieni a parlarmi di libertà, tu non sai nemmeno che cos'è la libertà. Scusami. Non volevo giudicarti. E senti, a me è venuta una gran fame, tu non hai fame? Ci mangiamo qualcosa? Ma sì, dai. Così mi passa anche questo mal di testa che ho da stamattina. Mi hai fatto bere troppo. Io ti ho fatto bere troppo? Ma se sei tu che non ti staccavi dalla bottiglia? Scusa, se non sono riuscito a staccarmi dalla bottiglia. In fondo sono rimasto affascinato dalla vera vodka russa. Tu non sai niente di San Pietroburgo, vero? Sei riuscito a visitare un po'? No, ma che? Non ho avuto tempo. Anzi, oggi era il mio unico giorno libero. E domani devo tornare in Italia. Allora non te ne puoi andare senza aver visitato la città. La chiesa del Salvatore sul sangue versato è quella più famosa e riconducibile a San Pietroburgo. Dentro non ci sono tele religiose, ma solo mosaici. Anche perché all'epoca sovietica le tele erano proibite. I mosaici sono stupendi. Devi andarci la prossima volta che torni. Voi in Italia avete tante cose, ma non una città come San Pietroburgo. Ah, poi c'è la cattedrale di Sant'Isacco, che è la più importante della città e da lì sopra hai una vista fantastica. Thank you.
Per avere un'idea della città devi farti un giro sul battello. Così, se non hai molto tempo, puoi vedere i posti più importanti. C'è un ponte che si chiama Ponte dei Baci, perché tutti gli innamorati della città credono che un bacio sotto questo ponte li unisca per sempre. Oh mio Dio. Invece laggiù c'è un ponte levatoio, simbolo della nostra città, dove nel 2010 un gruppo di artisti oppositori fece qualcosa che non andò giù a chi sta in alto. Fu un gesto contro il sistema russo. Beh, io non sono tanto d'accordo a questo tipo di manifestazioni. Putin non è come tutti dicono, sai. In realtà ha fatto anche cose buone. Ah sì? Tipo? Tipo che ha evitato la guerra in Siria e ha smantellato le armi chimiche di Assad. Il problema vero sai qual è? Il premio Nobel. Nessun politico dovrebbe avere un premio Nobel. Ogni politico fa i propri interessi. Prendi Obama. A Obama è stato dato il premio Nobel per la pace. A Obama. Che ha portato avanti la guerra in Iraq e Afghanistan, già cominciata con Bush, e che l'anno prima ha scatenato la guerra in Libia. Beh sì, effettivamente.
Non bisogna permettere che ci portino via la nostra identità. Il nostro popolo è pronto a morire per un ideale. E se si è disposto a fare questo, credo che i risultati prima o poi si vedano. Non devi mai accettare i sogni degli sconosciuti. Non erano i pugni, i calci che mi ero preso quella sera a farmi male, ma l'odio, imprigionato all'interno di poveri individui. Non sono uomini, sono bestie. L'omofobia è un virus che si impadronisce delle cellule e poi dell'intero organismo, fino al cervello. Quella fu l'ultima volta che vidi Vladimir. Sono persone che nella vita ci lasciano qualcosa, e anche se per poco, quell'incontro ti rimane nel cuore e te lo porterai per sempre dentro. Vladimir è una persona autentica, che non ha paura di dire ciò che pensa. A volte è più comodo credere all'immagine che gli altri hanno di noi, che accettare veramente quello che siamo. Me la ricordo ancora quella mattina. L'aria dell'autunno alle porte. Per settimane avevo mandato messaggi e richieste di amicizia, ma mai nulla. E poi quella lettera. Era la lettera di un uomo che aveva sofferto,
quasi come se il tempo non fosse riuscito a distruggere quel sentimento che ci permette di essere liberi di amare. Mio carissimo ragazzo, questo è per assicurarti del mio amore immortale, eterno per te. Domani sarà tutto finito. Se la prigione e il disonore saranno il mio destino, pensa che il mio amore per te e questa idea, questa convinzione ancora più divina che tu a tua volta mi ami, mi sosterranno nella mia infelicità e mi renderanno capace, spero, di sopportare il mio dolore con ogni pazienza. Poiché la speranza, anzi la certezza di incontrarti di nuovo in un altro mondo è la mia meta e l'incoraggiamento della mia vita attuale, devo continuare a vivere in questo mondo, per questa ragione. Il tuo amore ha le ali larghe ed è forte. Il tuo amore è la luce di tutte le mie ore. Se il fato ci sarà avverso, coloro che non sanno cos'è l'amore scriveranno, lo so, che ho avuto una cattiva influenza sulla tua vita. Se ciò avverrà, tu scriverai. Tu dirai a tua volta che non è vero. Il nostro amore è sempre stato bello e nobile. E se io sono stato bersaglio di una terribile tragedia, è perché la natura di quell'amore non è stata compresa. Nella tua lettera di stamattina tu dicevi una cosa che mi dà coraggio e devo ricordartela. Scrivi che è mio dovere verso di te e verso me stesso vivere, malgrado tutto. Credo sia vero. Ci proverò e lo farò. Sono così felice che tu sia partito. So cosa deve esserti costato. Tendo le mani verso di te. Possa io vivere per toccare i tuoi capelli e le tue mani. Credo che il tuo amore veglierà sulla mia vita. E se dovessi morire, voglio che tu viva una vita dolce e pacifica in qualche luogo, fra fiori, quadri, libri e moltissimo lavoro. Cerca di farmi avere tue notizie. Ti scrivo questa lettera in mezzo a grandi sofferenze. Carissimo ragazzo, dolcissimo fra tutti i giovani, amatissimo e più amabile. Aspettami. Aspettami. Io sono ora, come sempre dal giorno in cui ci siamo conosciuti, devotamente il tuo, con un amore immortale. Oscar Wilde.